BB Radio, your social radio. BB Radio presenta Generazione Z, tutto sul mondo digital. Buongiorno, buongiorno e benvenuti, anzi bentornati all'interno di Generazione Z, il programma di DB Radio interamente dedicato al mondo digital. Io sono Francesco Panza, vi terrò compagnia per circa un'ora. Riprende Generazione Z dopo la pausa natalizia, è finito un anno, ne sta iniziando un altro e sarà proprio questo il tema della puntata odierna. Faremo un confronto fra il 2019 e il 2020, cercheremo di tracciare quelle che sono i trend che hanno caratterizzato l'anno appena concluso, cercheremo di capire anche verso quale direzione sta andando il mondo digital, quindi il mondo dei social, del web marketing e anche della tecnologia, con uno sguardo sempre rivolto ai social. E proprio riguardo ai social oggi tornerà con noi finalmente dopo una lunga assenza la nostra Rossella Corea. Con lei faremo una chiacchierata proprio su Facebook, su Instagram, su TikTok, insomma una ricognizione sull'ampio mondo dei social network. Prima di iniziare ovviamente un grazie ad Arco in regia che dopo la puntata di DB Sport XXL Your Social Mercato condotta da Matteo Pirritano e Attilio Malena di Calcio Mercato Report è anche qui con me a supporto di questa puntata di Generazione Z. Oggi è martedì 14 gennaio e iniziamo come sempre a parlare, prima poi di scendere nel dettaglio dell'argomento della puntata, con il Digital TG. Per chi si fosse collegato solo ora, non avesse seguito le precedenti puntate di Generazione Z, questo spazio introduttivo è dedicato un po' a dare tutte le notizie che hanno caratterizzato le ultime settimane del mondo digitale, e quindi è il modo per restare al passo con un mondo che cambia alla velocità di internet. Abbiamo selezionato 5 notizie che secondo me sono molto, molto carine, molto utili anche da ascoltare, perché ci fanno capire un po' quali sono i temi che hanno caratterizzato il 2019 e quali saranno invece quelli che caratterizzeranno l'anno in corso, il 2020. Iniziamo dalla prima notizia, quella relativa a una lista delle peggiori password utilizzate nel 2019. Ascoltate bene, perché secondo me molti di voi dovranno correre a fare dei cambiamenti alla fine di questa notizia, perché da una classifica stilata da Spechdata, potete consultarla, basta cercarla su Google, anche nel 2019 la peggior password utilizzata dagli utenti è stata 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Insomma, se avete questa password correte a cambiarla. Seguita da le altre, insomma, più utilizzate sono QWERTY, Password, I Love You e Admin. E nella lista delle peggiori 100 ci sono anche le parole Donald, Nothing e Secret. Insomma, se utilizzate una di queste, correte subito a cambiarla. E il nostro Arco ovviamente ci aiuta con questi effetti sonori. Potete anche andare a controllare se una delle vostre parole chiave utilizzate per le password è stata in qualche modo violata su un servizio online che si chiama Have Been Pwned. Troverete poi il link in descrizione su Facebook al termine della puntata. Seconda notizia, che è una notizia che mi ha fatto molto sorridere, ma che racconta molto anche di come i rapporti
rapporti sociali si siano evoluti e si siano consolidate anche alcune pratiche. La notizia, che è una notizia che insomma a metà fra il gossip e il mondo dei social, è che l'app di incontri Bumble ha bloccato Sharon Stone perché pensavano che fosse un fake. La storia ve la racconto in breve. Sharon Stone, inutile presentarla, grande attrice famosa di Basic Instinct, si è iscritta su questo social network di incontri che si chiama Bumble. Ovviamente ha messo la sua foto, il suo nome, quindi ha utilizzato le sue insomma i suoi dati, ed è stata bloccata perché pensavano fosse un fake. Allora Sharon Stone cosa ha fatto? Ha utilizzato un altro social network, in questo caso Twitter, dicendo: ehi Bumble, vedi che io sono davvero Sharon Stone, che dici, mi riabiliti? Questo blackout però è durato veramente pochissimo, perché poi ha risposto la direttrice editoriale di questo social dedicato agli incontri, Claire O'Connor: fidati di noi, le ha detto, spero che tu possa trovare il tuo tesoro. Insomma, sappiate che se volete incontrare Sharon Stone, iscrivetevi su Bumble, e se trovate una con la sua foto e i suoi dati, avrete la possibilità. Sì, penso che intendesse qualcosa di diverso, Arco, però diciamo, sapete dove trovare Sharon Stone dal vivo e non in versione fake. Passiamo alla terza notizia di questo Digital TG, perché uno dei temi più dibattuti nel corso del 2019 è stata l'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che è iniziata ad entrare nella vita di tutti i giorni. La notizia che diamo all'interno di questa rubrica è che è stata utilizzata, c'è uno studio fatto da Google Health per lo screening del cancro al seno, quindi si mischia tecnologia con la salute, in questo caso con la prevenzione. Google ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di eguagliare o addirittura superare i medici nel rilevare il cancro al seno. È stato compiuto questo studio su un certo numero di persone che si sono prestate a uno screening negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il modello emerso fuori da questo studio di Google ha ridotto sia i falsi negativi, cioè i casi di cancro non individuati dai medici, ma anche quelli di falsi positivi, ovvero di diagnosi di cancro che in realtà non erano tali. Ovviamente Google ha specificato ancora l'utilizzo di questo tipo di tecnologia non sostituirà l'intervento umano, ma è prevedibile che da qui a qualche anno possa costituire veramente un'arma in più per rendere lo screening equo, accurato, e non solo nel caso del carcinoma mammario, che è stato oggetto di studio. Quindi buone notizie per un 2019 che finisce e un 2020 che inizia. L'altra notizia, la quarta di questo Digital TG, ci introduce un po' a quello che è stata l'app del momento, è stata TikTok nel 2019, tra l'altro è stata già oggetto di una delle puntate di Generazione Z. L'abbiamo presentata proprio nella primissima puntata, quando l'argomento erano i social, come i social hanno cambiato il modo di comunicare, di connettersi fra le persone. E quello che però i social hanno anche introdotto è un concetto al quale non eravamo abituati, o quantomeno non nelle forme che i social hanno tirato fuori, ovvero quello della disinformazione, delle fake news. E allora TikTok, che è sbarcato in Italia da un anno, sta stringendo molto sulle fake news, sulla disinformazione, e ha introdotto nuove regole per combattere i contenuti dannosi. La notizia è sostanzialmente quella di una revisione delle linee guida per l'intera community di TikTok, che ricordiamolo è una community molto giovane, anzi giovanissima,
quindi c'è grande attenzione soprattutto in Italia e in Europa, dove alcune tematiche sono particolarmente avvertite, particolarmente sentite. Quali contenuti bannerà TikTok? Rimuoverà i contenuti che incitano alla paura, all'odio o al pregiudizio, possono causare danni alla salute degli individui, come ad esempio le informazioni fuorvianti sui trattamenti medici, oppure i tentativi di phishing, le bufale o le notizie manipolate per creare problemi, e infine tutte quelle notizie che forniscono false informazioni riguardo le elezioni o altre occasioni pubbliche. Quindi c'è veramente una stretta su tantissime tematiche, dalla politica, dall'incitamento all'odio, al pregiudizio, la salute, il phishing. Insomma, sembra che stia veramente crescendo l'attenzione, in questo caso di TikTok, ma di tanti altri social network, in particolare anche Instagram, proprio nel finire del 2019 ha rivisto delle regole all'interno della propria community. Passiamo alla notizia successiva, quella riguardante i digital trend. I digital trend che, come abbiamo detto in apertura di Generazione Z, sarà l'argomento che caratterizzerà la puntata. La notizia però riguarda uno studio di Ericsson che traccia un po' quello che saranno le abitudini che da qui a 10 anni cambieranno la vita di tutti i consumatori. Ci sono veramente tanti ambiti che saranno influenzati dai cambiamenti tecnologici, ma anche dal modo di fruire il web. Insomma, dare una visione un po' futuristica, secondo lo studio di Trend Digital Ericsson, quasi il 60% dei consumatori da qui a 10 anni utilizzerà il cervello come interfaccia, e quindi ad esempio basterà pensare a una destinazione per vedere sui visori a realtà aumentata il tracciato delle mappe. Questa per esempio è una delle novità che nei prossimi 10 anni potrebbero veramente cambiare la nostra vita. Quindi immaginate un po' il futuro che si sta disegnando. Questo però ovviamente incide su temi che sono collaterali, ma che poi alla fine finiscono per determinare anche le scelte delle aziende e dei consumatori. Grande attenzione ci sarà, secondo questo studio, sulla privacy e sulle fake news. Le persone, in realtà, secondo questa previsione, nel 2030 semplicemente non dovranno più preoccuparsi della fondatezza o meno delle notizie, perché la tecnologia avrà risolto tutto, sia in termini di sicurezza dei dati, sia in termini di fact-checking. Nuovi servizi poi saranno ovviamente nuove possibilità aperti dalle reti ultra veloci. Si sta discutendo moltissimo in questi giorni, anche qui localmente in Calabria, del 5G. Catanzaro è stata proprio oggetto di una selezione da parte dello Stato per insomma testare la tecnologia 5G. Chi è pro, chi è contro? Sicuramente l'aumentare, quindi le reti ultraveloci, apriranno a possibilità tecnologiche oggi impensabili. E poi ovviamente da qui a 10 anni intrattenimento, shopping, sostenibilità saranno questi i tre temi toccati di più dai cambiamenti tecnologici. Nell'internet dei sensi, che è stato un po' ribattezzato così, il decennio che ci aspetta, perché se ci pensate bene, insomma, quello che si è appena concluso è proprio un decennio. Quindi era interessante ed è interessante fare una ricognizione di quello che è accaduto e di quello che accadrà nei prossimi 10 anni. Questa prima parte di Generazione Z dedicata al Digital TG finisce. Ci prendiamo un minuto e poi torniamo con Rossella Corea collegata in diretta. DB Radio presenta Generazione Z, tutto sul mondo digital. Jazz Club.
Italia questo track. Presenta Generazione Z, tutto sul mondo digital. Tutto sul mondo digital con Generazione Z in diretta dagli studi di DB Radio. Oggi martedì 14 gennaio, la prima puntata del 2020 di questa rubrica, ricordiamolo, interamente dedicata al mondo digital, al racconto di quelle che sono le tendenze, i trend. Abbiamo fatto una ricognizione su quelle che sono state le notizie principali della settimana provenienti dal mondo social, del web marketing. Ma come avete visto, leggendo anche alcune notizie, si mischiano un po' vari ambiti: la tecnologia, il marketing, il web. Ormai sono argomenti che ci riguardano un po' tutti da vicino. Per parlare nello specifico però dei social network, del mondo social, ho il piacere di avere finalmente, dopo una lunga assenza, in diretta collegata telefonicamente la nostra Rossella Corea. Ciao Rossella! Ciao! Allora? Ciao, eccomi! Come va? Come va? Come hai passato queste feste, questo fine 2019, questi primi giorni del 2020? Mangiando. Vabbè, questo era un dato scontato, no? Tra l'altro delle fonti insomma ufficiose ci dicono anche che hai una certa fame al momento, quindi dobbiamo anche andare veloci perché altrimenti mi vai in calo di zuccheri. In Portogallo è ora di pranzo, esattamente. Ah, ecco, qua invece siamo nell'orario siesta, ma in realtà non ci riposiamo a DB Radio mai, perché dopo il programma di sport di Matteo Pirritano, Your Social Mercato, siamo qui a parlare di digital. Con te, cara Rossella, faremo un punto sul mondo social, perché abbiamo annunciato un po' quelle che sono state le novità, le primissime novità del 2020, ma con te cercheremo di capire, insomma, che anno è stato il 2019 e quali potrebbero essere i trend per quest'anno.
Sì, allora, guarda, secondo me nel 2019, cioè se devo scegliere una parola, è la consapevolezza, perché secondo me le persone hanno iniziato a capire davvero che i social possono essere anche uno strumento utile e soprattutto per fare marketing, però fatto bene. Quindi hanno preso consapevolezza di che cos'è l'influencer marketing, della pubblicità, ma anche semplicemente delle persone, del fatto che dietro a questi cellulari mobile ci sono delle persone vere. Mi riferisco soprattutto alla questione dei like che sono stati nascosti. Sì, questa è stata sicuramente una delle notizie che ha più caratterizzato in particolar modo Instagram. Molto interessante quello che hai detto riguardo la mutata percezione delle persone, non solo rispetto ai social, ma direi anche dei professionisti che lavorano in questo mondo, perché insomma se ne è parlato tanto anche proprio sul finire del 2019 per il docufilm sulla Ferragni, no? Cioè, esatto, c'è sì. Ci sono sempre molti dubbi rispetto poi a quelle che sono le fonti di guadagno o l'effettivo lavoro che compiono i professionisti del web. Quindi assolutamente d'accordo con quello che hai detto. Quindi insomma 2019 parola chiave, presa di consapevolezza. 2020? Sì, secondo me sì, perché proprio le persone hanno capito che forse dietro a queste persone non c'è solo lo scatto una foto e faccio un botto di soldi, capito? È un po' una cosa che bisogna lavorarci ancora, e nel 2020 se portiamo avanti sia i creator sia le persone che ci lavorano e il pubblico che ci sta dietro, tutto questo secondo me, diciamo, se dobbiamo scegliere un'altra parola, si tratterà dell'autenticità, che poi è quello che sta prendendo un po' piega, no? La verità, le cose reali, anche le foto. Dal punto di vista fotografico basta tutte quelle foto super editate dove vengono aggiunte mongolfiere, stelle cadenti, eccetera, ma cose vere, cose reali. C'è voglia come dici tu, tracciando quelli che sono stati i trend del 2019 da parte, direi, degli utenti, dei consumatori, ma anche delle aziende, forse, di raccontare un lato molto più reale, ecco, umano, perché umano, è umano, esatto, perché forse negli ultimi, ecco, visto che il 2019 chiude anche un decennio, forse il decennio che è appena trascorso è stato caratterizzato un po' per una divisione, no? del mondo, chiamiamolo reale, dal web, quando invece, anche leggendo un po' le notizie di cronaca, ci si rende conto che sono due mondi tutt'affatto paralleli, anzi comunicano quotidianamente. Forse dicevi bene tu prima, la presa di coscienza da parte dei creator, ma anche da parte dei clienti e delle aziende, è il primo passo verso la creazione di un web, direi, più etico, punto interrogativo? Sì, ma infatti poi anche, per esempio, una cosa che sta avvenendo tantissimo, la cosa che va di più adesso, io parlo sempre per il mondo di Instagram, che comunque per il 2020 pare rimarrà la piattaforma principale, seguita subito da Facebook e poi da TikTok, che comunque sta prendendo il sopravvento, sono le stories. Cioè le storie sono le cose che ti permettono di vedere davvero la realtà di una persona, la quotidianità, la realtà, l'umanità, perché le foto comunque c'è sempre fare una bella foto, mentre nelle storie sei reale, sei tu. E quindi questa cosa sicuramente conta tanto. Sì, assolutamente. Hai introdotto poi un tema, no? Che è quello di TikTok. Lo avevamo affrontato, come ricordavo prima, nella primissima puntata di Generazione Z, spiegando che ancora abbiamo veramente, soprattutto per l'Italia, pochi dati per capire in che cosa si evolverà TikTok, quale audience andrà effettivamente a toccare. Oggi è considerata mi ricorda per certi versi l'Instagram dei primissimi periodi, quando non si capiva che cosa fosse. Mi ricorda in un certo senso Snapchat, in sì, realtà. brava. Le storie di Snapchat all'inizio. E TikTok è un bel punto di domanda, in realtà. Io sono la prima che sto cercando di capire come funziona. Guarda, mi sono ritrovato a utilizzarlo per una settimana, 10 giorni, e devo essere sincero, è un ambiente, una piattaforma che ancora non ho capito. Probabilmente è un'esperienza che ti immerge subito, cioè non hai
la possibilità di avere un'area tutta tua, ti trovi subito immerso in questo feed dove, scorrendolo dall'alto verso il basso, entri in questa, in questo circolo veramente di contenuti, che poi sono contenuti molto brevi, molto diretti, che sono caratterizzati da molti effetti. Cioè, è anche curioso vedere come però TikTok magari non si sa ancora in quale direzione sta andando. Sicuramente sta influenzando i competitor, perché è proprio di qualche ora fa la notizia che Instagram ha introdotto il filtro boomerang sì, nelle stories. Quindi c'è questa guerra a distanza, no? Questa guerra un po' sottile, giocata sui filtri, sulle funzionalità. Un po' come ha fatto anche con Snapchat, in realtà, perché all'inizio le storie di Instagram non avevano tutta questa possibilità che hanno oggi, e poi ha, diciamo, sì, ha guardato che cosa faceva il competitor e l'ha fatto proprio. Sì, questo è vero. Diciamo che Instagram, essendo entrata nella galassia, nell'universo Facebook, insieme appunto a Facebook e a WhatsApp, ha a disposizione veramente una mole di dati, fra l'altro, che comunicano fra di loro, che lo rendono sicuramente il player da un punto di vista dei social più importanti in questo momento. Come dicevi anche tu, nel 2020 i trend sono quelli, cioè Instagram, Facebook, TikTok, un po' scomparso dalla scena, o quantomeno dalla scena mainstream, Twitter, che ricordo quando, insomma, la battaglia era sostanzialmente Facebook, Twitter, era... Ma in realtà sai che secondo me, scusa se ti interrompo, secondo me dipende anche dal paese in cui ci troviamo, perché in America Twitter ancora spopola, come Snapchat. Sì, basta vedere, infatti hai dato anche qui uno spunto interessante, perché basta vedere Trump come comunica. Lo fa anche in questi momenti, no? Un po' concitati, no? Questi venti, sì, di guerra, esatto, le comunicazioni avvengono via Twitter, quindi, sì. Quindi sì, su questo è un altro dato, ed è anche interessante, spiega come in realtà non si possano applicare dei modelli standard globali, ma poi bisogna scendere. Anche un po' come si evolve la comunicazione, no? In base al paese, in base alla cultura, in base alle persone. Senti, abbiamo parlato quindi di autenticità, abbiamo parlato quindi di un racconto più umano delle aziende, delle persone sui social. Secondo te questo è un trend che ritroveremo anche nel 2020, oppure quale prevedi possano essere diciamo, gli argomenti cardine, i principi base di questo 2020 per quanto riguarda il mondo social? Ma no, ma secondo me in realtà sì, l'autenticità resterà per tutto l'anno, e anche qui ci sarà il sopravvento della qualità al posto della quantità. C'è sempre questa cosa che bisogna continuare a postare contenuti, contenuti, contenuti. Adesso finalmente si è arrivati alla consapevolezza che bisogna postarli, sì, ma validi, perché non è una gara che arriva prima, è una gara non è neanche una gara, basta solo fare le cose fatte in un certo modo. Sì, seguendo anche forse una certa etica. Sai cos'è? Ma questo è un altro discorso. Sì, questo è nella costruzione nella costruzione poi di quel web etico di cui parlavamo prima. Non bisogna mai dimenticarsi che comunque il web è fatto di persone, ed esistono le persone, diciamo, oneste, quelle disoneste, quelle che bleffano, quelle che invece sono senza filtri. Alla fine rientriamo al discorso che facevamo all'inizio: il web e il mondo reale non sono poi così differenti, perché il web è popolato da persone, quindi alla fine, esatto, ritroviamo delle dinamiche che ritroviamo anche nella vita di tutti i giorni. Ti volevo chiedere un'altra cosa prima di salutarti. Questa nuova edizione di Generazione Z prevede anche alla fine un piccolo momento tutorial, lo abbiamo chiamato così, cioè dare delle pillole, dei suggerimenti pratici a chi ci sta ascoltando. Allora ti chiedo, per quanto riguarda i social, e soprattutto alla luce di quello che abbiamo detto, quindi di un web più autentico, dei social che diciamo dovrebbero essere gestiti con maggior qualità
e minor quantità. Secondo te c'è un qualcosa che si può fare praticamente, non lo so, nelle foto, con i video, quindi c'è una pillola che tu, un suggerimento che tu daresti a chi ci sta ascoltando ora per diciamo dare un, uno spirito diverso proprio alla, alla presenza digital, in questo caso sui social? Ma guarda, una cosa che di solito mi autoproclamo, che mi piace, no? In realtà che piace molto alle persone che mi seguono, è la spontaneità. E secondo me questa cosa funziona tanto anche nelle foto, nel senso che le foto troppo, forse troppo editing, forse cioè il voler... Anche nel content, no? Nel voler dire troppo solo per essere utili, per esempio, mi riferisco al travel, non lo so, si va in Giordania, si posta una foto e si scrive Wikipedia. No, non, secondo me non è questo che funziona. Quello che va è dire davvero quello che tu hai provato. Si danno certo delle informazioni utili, per carità, però proprio metterci dentro te stesso, quindi fare uscire più la parte emozionale. Insomma, direi che è proprio il caso di affermare che il 2020 sarà l'anno dell'autenticità e quindi, come dice la nostra Rossella Corea, meno filtri, più insomma, più naturalezza, più spontaneità. Più umanità. Più umanità. Ecco qui, l'abbiamo chiusa con la parola chiave che ci dà anche... insomma la fine di questo intervento. Io, Ross, ti ringrazio, ti lascio andare a pranzo, visto che lì, ricordiamolo che tu sei a Lisbona, che sei fra l'altro una... come ti dobbiamo definire, Ross, nell'anno dell'autenticità? Cosa sei? Una scema? No, una che parla troppo, diciamoci così. Parla troppo, però dice cose sensate, dice anche cose molto condivisibili. Qualche riferimento per chi volesse seguirti sui social e non solo? È molto semplice, su Instagram Rossella_Corea e il blog intotheross.it. Tra l'altro so che da pochissimo è partita anche la tua newsletter, cara Rossella. Sì, da tipo domani dovrà partire. Insomma, iscrivetevi anche sulla newsletter che trovate sul blog Into the Ross. Io ti ringrazio ancora una volta, Ross, e ti Grazie do appuntamento alla prossima puntata di Generazione Z. Noi ci prendiamo una pausa di un minuto e poi torniamo con il programma dedicato al mondo digital. DB Radio presenta Generazione Z. Tutto sul mondo digital. Presenta Generazione Z, tutto sul mondo digital.
Eccoci di nuovo qui in diretta dagli studi di DB Radio, direzione brand, generazione Z, il programma interamente dedicato al mondo digital. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Rossella Correa, che ringrazio ancora una volta, è tornata dopo un periodo di assenza, però ci ha veramente aiutato a capire che 2019 è stato dal punto di vista dei social, perché il suo punto di vista è quello di, lei non si vuole definire così ma lo faccio io, una influencer, comunque una persona che ha da dire qualcosa, e abbiamo parlato proprio di come i social siano cambiati nel 2019, di quale strada abbiano tracciato per il 2020, e proprio questo è l'argomento della puntata, ovvero un confronto fra i trend del 2019 e quelli del 2020. Il punto di vista dal quale facciamo questo confronto è ovviamente quello del mondo digital, del mondo del web marketing, dei social network. Vi dico anche che oltre a poter scriverci sulla chat del live streaming sulla pagina Facebook di DB Radio, a proposito, mettete like alla pagina, seguiteci anche su Instagram e su YouTube, potete telefonarci o scriverci al numero 353 3073 938. Sarò, perché oggi sono solo, un saluto a Dario Negro, che sarebbe dovuto essere qui accanto a me, però gli impegni di lavoro lo hanno tenuto lontano. Dicevo, se avete dei dubbi, se avete magari se siete dei professionisti, se avete una piccola azienda, se semplicemente volete qualche suggerimento per quanto riguarda il mondo digital, scrivete al numero oppure scrivete nella chat di Facebook e vi risponderò in diretta. Dicevamo, confronto fra 2019 e 2020. Abbiamo parlato prima di alcune parole chiave: autenticità, verità, umanità. Ma effettivamente, quali sono stati i trend del 2019? Perché spesso, quando si è immersi, no, nella quotidianità, quando si vive anche una quotidianità lavorativa, tutte queste considerazioni non si fanno, si cerca sempre di ottenere il risultato, e quindi cerchiamo di capire però le grandi aziende verso quali obiettivi hanno teso nel corso del 2019. Tre punti, senza andare troppo per le lunghe: esperienza integrata, quindi la customer experience. Questa è stata una degli argomenti più dibattuti all'interno delle aziende, quindi è stato oggetto anche di studio e di quello che poi sono gli effetti conclusivi, quindi il prodotto offerto agli utenti, la creazione di relazioni dirette e personali a partire dai dati. Si è fatto un gran parlare dei big data, di come questi dati vengono gestiti, quindi anche della privacy, ma tutta questa mole di dati serve alle aziende per capire quali sono le esigenze degli utenti, quindi fornire delle esperienze integrate, personalizzate e dirette. La parola chiave è proprio data driven marketing, per cui sono i dati e l'analisi di questi dati a guidare le attività di marketing delle aziende. Il 2019 si è chiuso poi con la creatività. È stato l'anno della creatività, del pensare fuori dagli schemi, out of the box. Per farlo si è puntato a campagne di grande impatto. A proposito, abbiamo avuto proprio nell'ultima puntata del 2019 uno che di campagne di grande impatto se ne intende, Claudio Pirrone, che è l'autore di di tutta la campagna pubblicitaria, campagna di marketing di Taffo Funeral Service. Andate a rivedere la puntata, perché con lui è stata anche una chiacchierata molto interessante. Che cosa ci riserva il 2020? Quali saranno gli argomenti del mondo digital in questo anno, che apre anche un nuovo decennio, come abbiamo visto prima, un decennio che promette di farci utilizzare il nostro corpo, il nostro cervello come strumento per interagire con il mondo reale, con il mondo virtuale. Il 2020 però ritorna sui temi del 2019 e li amplia, perché velocemente i 5 punti: il valore reale della customer experience, quindi cercare di capire
l'esperienza utente, come si svolge e ottimizzarla. Come migliorare appunto il customer journey, quindi il viaggio dell'utente, che può essere il viaggio all'interno di un sito web, oppure un'esperienza che è composta da un mix di esperienza diciamo online e offline, mettiamola così, l'importanza della cultura aziendale, la pianificazione in anticipo per evitare problemi riguardanti la sicurezza dei dati e il puntare sull'automazione per liberare risorse. Questi saranno i 5 punti, li ho spiegati, elencati così velocemente. Ora scendiamo un po' più nel dettaglio, perché ognuno di questi argomenti apre anche a delle considerazioni. Vi ricordo sempre che potete interagire, perché secondo me all'interno di questi 5 punti ci stanno molte esperienze, ci stanno molte diciamo dubbi che possono caratterizzare tanto l'esperienza degli utenti, ma anche quella delle aziende e dei professionisti. Per esempio, iniziamo dal primo tema, che è quello riguardante il valore della customer experience, della cosiddetta disuguaglianza digitale. Perché la scelta di migliorare l'esperienza utente cambia anche le opportunità di investimento da parte delle aziende. Quindi oggi c'è la consapevolezza che c'è bisogno di puntare su contenuti coinvolgenti, quindi l'esperienza degli utenti deve essere guidata attraverso la creazione di contenuti coinvolgenti. Ecco qui, grazie ad Arco che sta mandando anche in sovraimpressione una slide che insomma allarga un po' la prospettiva temporale, che è quella dei prossimi 3 anni. Il futuro sarà automatizzato e personalizzato, due parole quindi che tornano: esperienza personale, customer experience, perché insomma l'esperienza fatta vivere all'utente è una parte insomma dell'automazione, la personalizzazione e poi l'introduzione della AI, dell'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato di customer experience, ma il marketing, il digital marketing trend del 2020 sarà sicuramente il miglioramento del customer journey, quindi letteralmente del viaggio degli utenti all'interno di esperienze online in questo caso. I marketer non dovranno soltanto comprendere i clienti, ma dovranno anche migliorarne il percorso. Attraverso che cosa? Attraverso un miglior targeting e una migliore personalizzazione delle esperienze, con un volume, una varietà di contenuti che, come dicevamo prima, anche lato social dovranno avere sempre l'autenticità come elemento cardine. Il potere della cultura, questo è il terzo punto dei digital trend del 2020. Questa è una parola spesso vista con un po' di scetticismo, no? Perché la cultura rimanda sempre un po' a un mondo elitario, a un qualcosa che è per pochi, la cultura non è per tutti, ma in realtà la cultura rappresenta sempre uno strumento che innalza l'asticella degli obiettivi, che innalza l'asticella anche delle cose che si possono fare. In questo caso parliamo di cultura aziendale. Spesso si dice, no, che tutto dipende dai soldi, tutto dipende dal budget. Beh, è vero fino a un certo punto, perché la previsione, che in questo caso è vi do anche la fonte molto importante, che questo è uno studio insomma fatto da Adobe, quindi che ha una certa rilevanza nel mondo digital. Questo è il 10° rapporto sui digital trend, quindi da 10 anni Adobe ci dà una previsione di quelle che potrebbero essere le evoluzioni del web. In questo caso, come dicevamo, la cultura aziendale, la cultura interna, una sua assenza può rallentare l'evoluzione dei prodotti, addirittura uccidere l'efficienza e ostacolare la trasformazione digitale. Questo è quello che ci dice Adobe. Nel quarto punto, dicevamo prima,
Esperienza data driven, quindi l'importanza dei dati, della loro analisi, della comprensione, ma anche della protezione e della gestione. Pianificare in anticipo per garantire trasparenza e affidabilità, Adobe ci dice proprio questo, privacy e sicurezza saranno le principali preoccupazioni nel 2020, sia nel mondo B2B che nel mondo B2C, quindi sia per quanto riguarda diciamo clienti, sia aziende e clienti e consumatori. Questo perché c'è una maggiore consapevolezza, una maggiore attenzione da parte dei consumatori sull'utilizzo dei dati, quindi le persone prima di lasciare dati sensibili vogliono sapere come vengono utilizzati, che cosa se ne faranno, e sono pronti a punire tutte le aziende che ne abusano. Quindi grande attenzione su questa tematica. Il quinto punto che chiude anche i digital trend del 2020 è quello relativo all'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato prima: automazione, gestione automatica di alcuni processi, come ovviamente anche la raccolta di dati. Ma in quale chiave viene declinata quest'anno l'intelligenza artificiale? Bisogna puntare sull'automazione per liberare risorse, in questo caso risorse umane da dedicare per esempio ad aspetti creativi o alla strategia. Quindi il 2020, secondo Adobe, sarà l'anno in cui l'intelligenza artificiale, mettiamola così, farà il lavoro sporco. L'essere umano che prima si doveva occupare di questo sarà appunto liberato in un certo senso e potrà dedicarsi a tutti gli aspetti che ancora non possono essere delegati ad una macchina, direi per fortuna, quindi la creatività, la capacità di innovare, di vedere scenari e di disegnare un futuro diverso da quello attuale. Abbiamo fatto una bella ricognizione sul mondo digital, abbiamo attraversato il 2019 chiudendo il decennio, ci siamo affacciati al 2020 parlando dei 5 digital trend principali. Ci prendiamo adesso 30 secondi di pausa e poi chiudiamo Generazione Z col momento tutorial. A fra poco. DB Radio presenta Generazione Z, tutto sul mondo digital. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Da det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Du vet at Swan gjør det stort igjen. Power Ranger, let's go! Kvelden har så vidt startet, og jeg vet at du vil være med. Vi med damer her som river alle klærne, vasker med seg del, og alle skal få PR, let's go, det bare å drekke på. Jeg blir fanget av strobelyset, og alle sammen går ba, 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 ba. Hele landet vil se meg glise, og alle sammen synger høyt. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Da det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad? Slim. Du vet at Swan gjør det stort igjen. Power Ranger, let's go! Radio.
Social Radio. Ed eccoci qui nuovamente all'interno di Generazione Z, dagli studi di DB Radio, con la musica del nostro Arco, che insomma si è buttato un po' alla musica classica, direi, ci ha intrattenuto con i grandi classici della disco dance anni 90, anni 2000. Qui si spazia veramente su DB Radio, parliamo di sport, parliamo di cinema, parliamo di cibo, serie TV e di web marketing, digital. Abbiamo fatto questa lunga ricognizione, direi anche abbastanza interessante, perché quando inizia un nuovo anno spesso si iniziano a leggere, no? Articoli, inizia un po' a tracciarsi quelle che saranno anche le strategie di marketing dell'anno che si vivrà da un punto di vista lavorativo. Per chi come noi segue quotidianamente questo mondo, ne è immerso, è sempre difficile capire effettivamente se c'è poi un'utilità in quello che si studia a livello teorico. Per questo la nuova edizione del 2020 di Generazione Z prevede dei momenti, l'abbiamo chiamati tutorial. In realtà chiaramente questo è un programma radiofonico, per cui dovrete un po' lavorare di immaginazione, però per chi ci sta seguendo anche in diretta sulla pagina Facebook di DB Radio avrà la possibilità di vedere un paio di screen che ci consentiranno di parlare di un argomento specifico, o meglio di una funzionalità specifica, in questo caso di Facebook. Il momento tutorial di oggi infatti è dedicato al Facebook Creator Studio. Per chi non lo sapesse, non temete, vi spiegherò veramente tutto in pochissimi minuti, perché il Facebook Creator Studio è una sovrastruttura di Facebook, chiamiamola così, che riunisce tutti gli strumenti di cui un creator ha bisogno per pubblicare, gestire, monetizzare, misurare i contenuti all'interno di tutte le pagine Facebook e degli account Instagram. Aiuta inoltre a sfruttare tutte le nuove funzionalità e opportunità di monetizzazione per cui si può avere la idoneità. Quindi in questo caso, come capite bene da questa descrizione molto sintetica, il Creator Studio è veramente uno strumento che viene a supporto di tutti i creator, appunto, di tutti i creatori di contenuti, gestori delle pagine. Come funziona il Creator Studio? Molto semplicemente, chi di voi, per diciamo così, per passione o magari perché ha un'attività professionale o commerciale, si trova a gestire una pagina Facebook, si sarà sicuramente trovato davanti alla necessità di pubblicare alcuni post, il famoso calendario editoriale. Bene, se avete un calendario editoriale, quindi se ad esempio avete programmato la vostra attività editoriale sui social per tutto il mese di gennaio, ci potrebbero essere dei momenti nei quali avrete la necessità di, magari perché avete un giorno libero, di programmare ad esempio tutta una settimana. Se su Facebook questa era una cosa abbastanza scontata, perché bastava creare il testo, il copy, l'immagine, call to action nel classico strumento di pubblicazione sulle pagine Facebook, e da lì poi si può scegliere ancora oggi programma, e quindi si possono creare ad esempio 3, 4, 5, 10 post da spalmare nel corso delle settimane, nel corso dei mesi. Questa operazione molto semplice, molto diretta, ormai credo strautilizzata da chiunque gestisca i canali social non in emergenza, non all'ultimo secondo, non è altrettanto scontata su altre piattaforme, in particolare su Instagram. Instagram, fra l'altro, ne parlavamo prima anche con Rossella Corea, collegata in diretta con noi, è stata nel 2019, lo sarà nel 2020, l'app diciamo più utilizzata per comunicare in una certa maniera. Quindi chi volesse in questo momento pubblicare ad esempio un'immagine da desktop, faccio l'esempio, non ne ha la possibilità di farlo su Instagram, perché appunto è un'app pensata per essere utilizzata da mobile, ma ancora di più, diciamo,
anche superato questo scoglio, il vero problema era programmare un post, cioè non era possibile fino a veramente qualche settimana fa prendere un'immagine, ad esempio, e pubblicarla dopo 24 ore, dopo 48 ore. Viene in soccorso il Facebook Creator Studio, che è quindi è questa sovrastruttura alla quale si accede in maniera molto facile, cioè basta semplicemente avere una pagina Facebook, guardare in alto all'interno della pagina alle varie voci, alle varie impostazioni, troverete scritto Creator Studio, cliccate sopra a questa voce, se ovviamente siete collegati da desktop la visualizzate, perché da mobile o da app no, e vi troverete all'interno di questa schermata che trovate ora in sovraimpressione grazie ad Arco per il supporto. Ovviamente il Creator Studio, come dicevamo, vi dà la possibilità di gestire non solo la programmazione dei post in questo caso, ora vi spiegherò come si fa, ma vi dà anche la possibilità di accedere a dati statistici, alla monetizzazione, quindi potete fare da questa piattaforma una serie di attività che sono molto molto utili e che vi aiutano anche ad orientare la vostra attività sui social. Detto della programmazione su Facebook, come si fa a programmare su Instagram? Chiedo ad Arco di rimandare la foto, così posso far materialmente vedere agli utenti come si svolge questa attività. Vedete, proprio in alto centralmente c'è il loghetto di Facebook selezionato. In questo caso significa che il Creator Studio sta operando, sta lavorando all'interno di Facebook. A destra c'è il logo di Instagram, quindi basta cliccare su Instagram, vi chiederà il Creator Studio di fare un abbinamento, quindi di associare quella pagina Facebook al relativo account Instagram. Dovete semplicemente loggarvi con l'account che volete sincronizzare. Fatto ciò, avrete praticamente una versione gemella di questa schermata, però personalizzata con i colori di Instagram, dalla quale potrete gestire esattamente come fate per la vostra pagina Facebook la pubblicazione dei post da desktop. Quindi potrete pubblicare immagini, pubblicare testi, pubblicare video, e lo potete fare sia nel feed di Instagram sia nelle stories, ma anche su Instagram TV. Quindi questo è molto utile perché, come sapete, Instagram TV, anche lì magari ne parleremo in un'altra puntata, per chi non la conosce è un'altra app, un altro ambiente di fatto, dove Instagram consente di pubblicare video della durata superiore a un minuto. Insomma, dal Creator Studio, che trovate, come vi ho spiegato, all'interno della gestione delle impostazioni della vostra pagina Facebook, potrete gestire da un'unica piattaforma la pubblicazione su più social network, quindi su Instagram, su Facebook, sulle stories, su IGTV. Veramente una manna dal cielo per chi si occupa a gestire più account, addirittura per chi ha magari per chi è un'agenzia e quindi deve gestire più clienti. Questa operazione fino a qualche tempo fa si poteva fare utilizzando tool esterni, ce n'erano tanti, uno fra i più utilizzati, i più famosi, HotSuite, che è appunto una suite per la gestione dei social, ma su Instagram aveva sempre questo limite perché, insomma, c'era proprio una precisa volontà da parte di Instagram di non consentire questa opportunità. Evidentemente è cambiato qualcosa, ci si è reso conto che ormai Instagram è, insomma, non è più, come dicevamo prima, soltanto un'app di foto dedicata al racconto fotografico, allo storytelling fotografico, ma è veramente un luogo all'interno del quale le aziende investono molti soldi, quindi un ambiente di business. Ed è chiaro che, come è cresciuta e si è evoluta la piattaforma, si sono evoluti anche gli strumenti messi a disposizione dei creator. Questo momento tutorial spero vi sia stato utile, ne seguiranno tanti altri, perché la volontà è proprio, attraverso Generazione Z, far conoscere, far capire gli ingranaggi, non solo a livello teorico ma anche a livello pratico, del mondo digital, che poi significa tante cose. Più in là parleremo nelle prossime puntate anche di
cose un po' più tecniche, parleremo proprio di come il web si sta evolvendo attraverso ad esempio la SEO, quindi introdurremo anche questi concetti. Per oggi è tutto, io vi ringrazio perché siamo stati insieme un'ora, è stata la prima puntata del 2020, un grazie veramente a Arco che come sempre mi supporta e mi sopporta, soprattutto perché insomma queste tematiche, Arco, vedo che ti provano veramente nel profondo, e tu reagisci mettendo musica classica. Ho capito qual è qua la comunicazione fra me e te, però veramente grazie di cuore, non solo ad Arco ma anche a tutti voi che ci avete seguito. Ovviamente restate collegati su DB Radio perché la programmazione prosegue. Ciao. DB Radio presenta Generazione Z, tutto sul mondo digital.